Sat Gambero Rosso Channel, un canale fresco di giornata. Sale e zucchero, ti ricordi quando mi hai servito il caffè con il sale invece dello zucchero? Fosse stata una proposta di matrimonio? Oggi hai un aspetto particolarmente saggio, non solo l'arca di Noè, ma anche la barba del patriarca. C'è del vero, c'è del vero. Ma la barba è la conigliessa, la dolce conigliessa. Il dottor Ottavio Rasati, psicanalista, esperto di pet therapy e bellissimo il suo lapsus, circo. Il dottor Ottavio Rasati, perché privandosi della coniglia ha emerso la vera barba, che in confronto alla barba conigliesca è una cosa da nulla. Quindi sì, oggi parliamo di dolce salato. E c'è un altro colpo di scena, questa coniglia platona, particolarmente dolce, suo figlio Bingo, amatore di cose salate, formano una coppia formidabile che ci permetterà di affrontare questo grosso tema, che poi è il tema di due grandi polarità. Polarità che troviamo nelle manifestazioni gastronomiche, nella filosofia taoista. Voi avete spesso parlato di cibo in relazione al Tao, alla macrobiotica, allo Zen, certo. E dal punto di vista della psicanalisi il nostro Papa Freud, tornano anche nei sogni. Spesso nei sogni l'antinomia dialettica dolce-salato indica non solo qualcosa di reale, ma qualcosa di relativo al movimento dell'anima, a un'evoluzione della psiche. Perché lo psicanalista in alcuni momenti deve essere, per così dire, dolce, in altri momenti deve essere salato. Jung e gli analisti della scuola junghiana parlano a questo punto proprio del sal, in senso alchemico, del sal della psicanalisi come l'elemento, diciamo, solidificante e compattante di questo grande viaggio dell'anima che è appunto la psicoterapia analitica. È sempre stato un segno di sapienza il sale. Noi romani lo usavano come dono quando nasceva un bambino perché fosse saggio. Certo. Si dice ancora aver del sale in zucca, no? E poi torna anche nel nostro battesimo, no? Certo. Dove appunto con il sale che poi fa un po' piangere i bambini. Da questo punto di vista si può dire che il primo pasto cucinato fuori casa che tutti noi abbiamo nel battesimo è appunto il sale che riceviamo di fronte all'altare, al battistero. Ma voi pensate che abbia un particolare, voi psicanalisti, un particolare significato preferire le cose dolci o preferire le cose salate? I tuoi stessi animali mi dicevi che hanno questo tipo di preferenze. Beh, sì, questo naturalmente è un po' un giochino, cioè c'è la conigliessa che cerca i crackers, la conigliessa che cerca i savoiardi. O la carota. O la carota che appunto è dolce. Però al di là di questo direi che questa polarità, che oltretutto è comunque problematica per chi oggi vuole avere una linea, no? Perché sia il sale che lo zucchero, certo, non c'è scampo, fanno comunque ingrassare. Direi che questa polarità ha a che vedere con delle antinomie fondamentali. In linea di massima il sale, che tu dicevi essere appunto il cemento dell'amicizia e dei patti in alcune culture anche della purificazione, il sale ha a che vedere con il sole perché asciuga, e lo zucchero ha a che vedere con l'elemento dissolutorio, con la luna. Se noi pigliamo per esempio un testo di macrobiotica e ci accingiamo a leggerlo, diciamo, senza voler per questo tradire il Papa Freud, ma Papa Freud è di larghe vedute, no? Possiamo anche metterci degli occhiali da Papa Jung per completare questa cosa. Noi vediamo che appunto l'antinomia funziona così: femminile, espansione, yin, maschile, contrazione, yang. Da una parte la diffusione, dall'altra la coesione. La dispersione,
l'assimilazione, la separazione, la riunione. Queste due polarità si rincorrono in cucina, si ricorrono nella vita e si rincorrono nei sogni. Un modo molto divertente di vedere come si rincorrono senza acchiapparsi lo troviamo in un delizioso film di Alberto Sordi, dove una coppia disperata di fruttaroli che deve dimagrire evitando sia il sale sia lo zucchero si ritrova nel Grand Hotel di alcune terme. Vediamo. I signori al settore dieta dimagrante si accomodino, prego. Grazie. Prego. Sì. Per di qua. Sì, sì. Vengono, signori. Questo è il loro tavolo. Si accomodi, signori. Prego. Frangi, il carello. I signori proietti? Sì, siamo noi. Une petite tranche de roast beef. E voilà. Pour vous, monsieur. Crudité avec carottes, signora. La même chose pour vous, monsieur. La noire. La même. La verte de la Mayelle. Et voilà. Bon appétit, signore Proietti. Grazie. E pane. Sta guardando. Sì. Buon appetito. Grazie. Cara, non mangia con le mani. È quella. Che? Si vede che in questo settore se può? E se può sì. Portate piano piano, guarda in quell'altro settore che si stanno a mangiare. Che te rega, eh? Non guardare. Non so io che guardo. È l'occhio che mi si gira. È opinione comune che quando mangiamo per riempirci lo stomaco, per fame, preferiamo piatti salati. Quando invece ci accostiamo al cibo per consolarci, preferiamo piatti dolci, bomboloni con la crema o ci sono film notissimi, il frigo spalancato di notte col vaso di Nutella. Sì, sì, queste compulsioni che in qualche caso sono veramente problematiche. È vero che il dolce ci consola e il sale ci nutre? Beh, sì, qui allora mi tolgo gli occhiali di Papa Jung e rispondo come Papa Freud. Credo che questo si può spiegare con il fatto che da bambini ci hanno abituato a considerare i momenti di dolcezza, di affetto e di premio
associati a dei dolciumi, la caramella, il cioccolatino, il cono e via dicendo. Per cui c'è una specie di cuoco, di pasticcere interno che fa pasticci psichici e crea la compulsione ai dolci nel momento dell'autoconsolazione. C'è anche un passaggio dall'adolescenza o dall'infanzia all'età matura, passando dal dolce al salato, immagino, no? Beh sì, perché in qualche modo, infatti è interessante questo passaggio che sottolinei tu, nel senso che in molte religioni i grandi patti d'amicizia o di fedeltà venivano sanciti, di nuovo Papa Jung, scusate, i patti d'amicizia venivano sanciti con una celebrazione di pane e di sale. Non solo perché il sale era difficile, prezioso, il salario, la parola salario, tu sai, certo, deriva proprio dalla dose di grano e di sale che veniva data ai soldati, ma perché il sale è anche un elemento purificatorio. Sempre in un'ottica in qualche modo junghiana, il sale viene utilizzato adesso negli Stati Uniti anche da architetti influenzati da discipline orientali di ripulitura dei siti, no? Per santificare, detergere o ripulire di vibrazioni o dimensioni negative degli spazi che sono intrisi di conflittualità. Non si è mai sentito dire che un sacerdote sia andato in giro in uno spazio distribuendo cannoli o bignè, però lo può fare certamente con del sale. Una cosa curiosa è questa contrapposizione nelle culture orientali che ponevi prima tra dolce e salato, che invece poi nella tavola occidentale vengono fusi insieme, c'è una continuità, il pranzo comincia con sapori salati e si conclude col dolce, no? Precisamente, e qui allora al di là del Papa Freud, del Papa Jung, andiamo proprio nel Papa Tao, cioè andiamo nell'archetipo, allo stato puro. Come rispondere? Credo che la dimensione equilibrata preveda una ottimale danza fra gli opposti, che poi è la danza erotica dell'intesa perfetta fra uomo e donna. Quando c'è un eccesso di sale, dice Lao Tse, ci sarà poi un eccesso di zucchero. Nella ragionevole contrapposizione di uno yin moderato e di uno yang moderato, noi troviamo il Tao. Questo dà ragione ai grandi filosofi, dà ragione a Jung e piacerebbe anche al Papa Freud. Grazie al dottor Rosati e ai suoi straordinari animali. Arrivederci. Grazie.